con una traccia che nulla lascia all'immaginazione, eccoci qua! Allora, avevo promesso che avrei fatto la ricetta del brownie al cioccolato, perciò eccoci qua. Dunque, gli ingredienti sono questi qua. Cominciamo. Allora, prendiamo il vostro bimbi, io uso il bimbi perché ce l'ho, ma chi non ce l'ha può fare anche senza. E per chi ha il bimbi deve riempirlo d'acqua fino a coprire le lame, deve coprire tutte. Per chi non ha il bimbi, cavoli suoi. No, dunque, per chi non ha il bimbi semplicemente mette la zucca. Ah, io non riesco a pasta a fare questa cosa così meravigliosa. Vabbè, non importa. Dunque, lo mettiamo il bimbi sul suo contenitore e lo mettiamo ad aroma. Cioè praticamente la cottura a vapore. Questo lo dobbiamo fare con questa zucca meravigliosa, che sono 400 grammi tagliata prima perché volevo fare la figa. Dunque, quindi praticamente li mettiamo a vapore. Dunque, io il bimbi non lo so usare, tra l'altro non è che, insomma, mi è arrivato in dote, diciamo. Lo mettiamo dunque all'aroma per 20 minuti. Abbassiamo anche Corona, che anche se fantastica, dopo un po' anche lei gonfia. Dunque, mettiamo ad aroma per 20 minuti. Per 20 minuti. Dai! Per 20 minuti. Ok. Tac. E a velocità 1. Quindi, per chi ha il bimbi, 20 minuti, aroma a velocità 1. Per chi non ha il bimbi, io direi che in modo molto onesto può cuocere la zucca a vapore, non è che la deve grigliare, ok. Poi quello gli va sereno. Nel frattempo cosa faccio io per portarmi avanti con i lavori? Accendo il forno a 180 gradi statico, poi guardo la ricetta perché non me la ricordo. Ok, fantastico. Metto la zucca nel contenitore, ovviamente, che in teoria di solito lo faccio da scaldare l'acqua, ma adesso oggi faccio un po' così, ragazzi. Dunque, questa ricetta praticamente è il brownie cioccolato e zucca, è veramente buonissimo. Ok, va da sé che tutto questo, perché la noia, come dire, la fa da padrone. Siccome io ho già stalkerizzato i miei allievi, già dato i compiti da fare a casa, già sto utilizzato la Vittoria, il mio moroso poverino si finge morto, gli animali non fanno finta di non conoscermi, quindi ho pensato, perché non facciamo la bella ricetta. Ok, allora, quindi praticamente la zucca è su e deve cuocere, appunto, abbiamo detto 20 minuti. Poi per infornarla io uso questa teglia qua, così è un po' macchiata, ma non importa. Poi prendiamo un pezzo di carta da forno e ho scoperto che per far aderire meglio si deve mettere un po' sotto l'acqua, quindi non mi vedete, ma praticamente questo sotto l'acqua, vedete, penso si vede, la stropiccio un pochettino e così aderisce bene bene alle pareti. Ok, io non sono un'esperta, però devo dire che questa qui è una cosa fantastica. Quindi praticamente così la sua teglia è pronta e chi si è visto si è visto. Quindi praticamente alla fine avete questo, voi direte, vabbè, magari qualcuno non lo sapeva. Ok, e lei è pronta lì. Aspettiamo che la, ce la posso fare a dirlo, aspettiamo che la zucca cuocia, si lessi, e poi ritorniamo a noi. Quasi passati, prima avevo dimenticato di mettere qua pronto la cioccolata, ovviamente se è zucca e cioccolata, cioccolata ce l'ho, quindi praticamente cioccolata normalissima, proprio tagliata alla meno peggio, veramente anche con un po' proprio quasi di ignoranza, no? La prendi, la butti dentro la ciotola e via andare. Ora, siccome ho il bimbi che manca un minuto e venti, faccio così grossolanamente altri 3, 4, 5 pezzi, dopodiché bisogna svuotare l'acqua, la cestella ovviamente, e mettere la zucca ancora calda dentro il cestello, dentro il contenitore, insieme alla cioccolata fondente. E l'olio, 80 grammi di olio, metto le proporzioni. Questo col bimbi, quindi col bimbi vuoti l'acqua dal cestello, dopo lo scrivo che facciamo un gran casino, comunque vuoti l'acqua dal cestello, metti la zucca di nuovo nel cestello bollente con la cioccolata,
così, non più, più tagliata di così, così va benissimo. E 80 grammi di olio, di, che possono essere olio di mais, di girasole, quello che ti pare. Frulli, 10 secondi a velocità 8. Io se non avessi i bimbi, che l'ho fatto anche senza bimbi, questa ricetta perché molte volte non voglio sporcarlo. E cosa succede? Fai andare un po' a bagnomaria la cioccolata, così un po' la sciogli. La sciogli un po', poi semplicemente la unisci alla zucca, che essendo stracotta e spappolata, ce l'hai con una frusta, e, con una frusta, cioè con un frullatore, quello sì, perché deve essere una cosa abbastanza cremosa. Se ve la faccio vedere, con la forchetta non puoi, anche se si potrebbe, perché comunque tutto molto morbido, deve essere, insomma, avete capito. Adesso qui è spento tutto, vediamo, mi dai nervi a me, quest'ansia che mi fa venire sto coso, questo... vieni qua amico mio. Poi andiamo qui, bisogna spegnere perché se non spegni non si apre. Ah, una bella maletta lunga. Ok, poi sac. Ora ho tolto quindi l'acqua, lo rimettiamo lì che sennò dopo rompe le balle. Allora, la zucchetta è cotta, quindi così è proprio niente, proprio spapolata quasi. L'olio buttiamo dentro con quella grazia che mi contraddistingue da sempre. Rimettiamo, no, sbagliamo. Ci mettiamo la cioccolata fondente, tutta, sono 250 grammi di cioccolata fondente. Sac, così proprio. Non serve che sia più a pezzettini piccoli, vanno bene anche grossi. E poi gli 80 grammi di olio vegetale, che l'ho messa qui nella ciotolina. Glielo schiaffiamo dentro così con ignoranza. Zac. 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 Abbiamo detto 10 secondi, velocità non so. Così, non so se si vede, c'è il vapore, quindi non so. Madonna mia, sono veramente una videomaker pessima. Prima e ultima ricetta che faccio in video. Proprio qua, proprio questa è proprio la noia che proprio ti prende, ti porta con sé. Tutta questa lecca qua, che tra l'altro capirai, il cioccolato fondente e zucca, guarda come sei buono. Ti piace vincere facile proprio, comunque vabbè. Ce lo schiaffi dentro il boccale, così onestamente pulisci la parte intorno, ah che meraviglia, pulisci la parte intorno, assaggi, perché chiamandosi la rubrica anche oggi si dimagrisce domani, è bene assaggiare tutto. A questo ci aggiungi 200 grammi di zucchero di canna chiaro, io trovo scuro e uso questo, me ne frego, e 100 grammi di farina, quindi con la stessa grazia di prima vado a inserire lo zucchero, la farina, poi bisogna mettere anche 2 cucchiai di cacao amaro e mezzo cucchiaino di bicarbonato. Non so perché non mi sono messa la fascia nei capelli, sto continuando a toccarmi la faccia, ma tanto mo devo mangiare io, quindi non c'è problema. Allora, visto che non posso uscire di casa, porca paletta. Allora, quindi io direi che facciamo così, 2 cucchiai di coso di cacao amaro, 1, 2, ciaone, e chi si è visto si è visto, poi mettiamo un cucchiaino, c'è già, guarda che carino, un cucchiaino di, mezzo cucchiaino di bicarbonato, bicarbonesi, camarella, no Maggie no, che dopo mi digerisci male, un cucchiaino e sta bella capo. Maggie, Dio santo! Ok, perfetto, fantastico, meraviglioso, quei video professionali proprio. Quindi ho messo tutto, zucchero, farina, tralalero, tralala, super top in the world. Sì, fantastico. Ok, cosa succede? Cosa succederà mai? Che chiudiamo, olè, andiamo e via che si vola. Allora, vai! Proviamo come se non ci fosse il tumore.
meraviglia. Facciamo il procedimento di prima con un onestissimo leccapentole, questo, aspetta che... Olè! Olè! Con un onestissimo leccapentole andiamo a inserire la parte che è rimasta sui lati, ma porca... Capusghetta! Ora, la cosa è che veramente alla fine è molto buono, perché il procedimento lascia un po' a desiderare. Così. Allora, questa la appoggiamo qua, con l'ignoranza, riandiamo a dargli quel tocco, quell'ultima, vai! È questa una bella squaglia, ok, meravigliosa, così con leccapentole pulisci tutto quanto è cosa, anche perché sennò ne rimane la metà. Anche se non precisamente sbagli di 10 grammi, qualche cosa non cambia niente, perché è veramente buono. La cioccolata con niente, anche ciuoli. Però l'ultima volta ci ho messo le noci, ma ne avevo tipo 3 in casa. Fantastico, infatti prima ho chiesto a Ivan di comprarmele, ma se le dimenticate, quindi facciamo senza, e quindi anche oggi l'ho fatto normale. Io ho il forno già pronto, statico, 180 gradi, 45 minuti, e... scarsi, perché andate a fare la prova classica con lo stuzzicadente e dentro deve rimanere morbido, quindi non immaginate la torta, che ne so come si chiama, non so, la torta quella asciutta, cioè dentro deve rimanere morbido, ricordo un po' il tortino alla lontana come consistenza, forse un po' più consistente, ma diciamo che la strada è quella lì, è veramente buono, provatelo. Ora lo in forno, poi più tardi quando è pronta lo faccio vedere la fotografia. Allora, eccoci tornati nella rubrica e anche oggi si dimagrisce domani. Il risultato è questo, sembra brutto a vedersi, ma ops, è scivolato giù. Non era previsto. Dunque, ecco, il risultato, come dire, non è proprio dei più belli, ma adesso vedrete che in un nanosecondo diventerà una meraviglia e voilà! Facciamo così, facciamo una fetta, poi adesso è ancora un po' caldo, ma io l'ansia. Ammazza il buono! Io e l'ansia siamo solo una cosa sola. Ta-da! Spatola, super spatola. Guardate che con che maestria, con che capacità, con che arte, quasi con che precisione. Ok, fantastico. Ora, se poi volete fare anche un po' gli sboroni, ammazza il buono. Ammazza il buono. Se volete fare un po' gli sboroni e avete in casa lo zucchero alla vela, cosa che io non penso di avere, vediamo. Ti vedo zucchero alla vela, ti vedo che sei laggiù in fondo, fai finta di non esserci, ma io ti vedo. Eccoci qua. Praticamente ho fatto lo stretching a mo' di tecnica release per prenderlo. Eccoci qua un po' di zucchero a vela.
anche il setacciatore. Il setaccio più che altro. Adesso non ci voglio prenderlo. Facciamo un buco di questo. Ta 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 ta. Guarda che carino, non si vede niente. E qua, ed è il vostro dolce. Poi, io quando l'ho usato per fare tipo un pranzo, un pranzettino che volevo fare, capito, quella che ne sapeva pacchi, ne so zero, oh, chiaro, sì, si vede insomma, e ci ho messo anche un pochettino di panna, quella spray, già pronta. Una bomba! Veramente buono, dentro non so se si vede dal video, vediamo, direi proprio che non si vede una mazza, però insomma io vi garantisco che dentro se fai così, sdinghi, sdinghi, sdanghi, sdinghi, 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 è molto morbido. Ragazzi, la rubrica video finisce qua, penso che sia la prima e ultima volta che farò un video per una certa, ma almeno abbiamo passato quasi un'ora insieme dicendo minchiate fondamentalmente, e buon appetito a tutti! E state a casa!